Sakurai, ascoltami. Questa non è Fire Rosalinda. Questa è Fire Rosalinda. Questo è Fire Rosalinda! Tu ci vuole scambiare due colori, cocchio! Mi prende in giro! No, scherzi a parte, salve e benvenuti a Sakurai. Oggi Sakurai ci mostra questa immagine. Cos'è questo bilzo balzo fra il livello di impegno che viene messo nei costumi alternativi? Questo altalenante impegno? Davvero non capisco. Il fatto è che da una persona o un team che ha fatto questo, non mi aspetto che inciampi su cose come queste. Chiaro, il primo è molto più complesso da implementare e immagino molto più importante per la fedeltà del personaggio al materiale originale, ma comunque mi dà un po' fastidio questo livello di preferenze, e scommetto che non c'è alcuna motivazione per cui Rosalinda non possa essere... No, non pretendo la coda di cavallo, ma... Cribio, scambiagli i colori, metti il rosso sul vestito e il bianco sulle maniche. Le stelline sono un'aggiunta di Smash sul vestito, falle col contorno bianco, non c'è problema. Dove sta il problema? Dove... Non lo so, è che sembra così fedele ai giochi in alcune cose. È completamente random per alcune altre. Chiaro, non è una sola persona, anche se questa rubrica, chiamiamola così, si chiama Sakurai. Non lo so, non... È chiaro che Sakurai ha delle preferenze, ma... Boh, è come il fatto che sono sicuro al 100% che tutti i personaggi di Kirby avranno uno Smash finale, mentre Link e Link cartone terranno lo stesso Smash finale e forse avremo di nuovo tre Land Master. Sono queste cose da Sakurai, che queste strane preferenze che ha lui. È come chiedere a Sakurai: "Hey, Sakurai, chic", cioè non c'è bisogno di metterlo in Smash, voglio dire, c'è stato in un solo gioco. Lui mi direbbe: "Ma no, non c'è stato in un solo gioco, voglio dire, c'era nei dati di Twilight Princess, poi c'era nel remake, che è un gioco a sé, c'era nella versione per GameCube di Ocarina of Time. Master Quest raddoppia già il numero di giochi in cui c'era. Poi diciamoci la verità, Sheik è in ogni gioco, solo che è così furtiva che non c'è mai". E poi andrebbe avanti finché ti dimostra che Sheik è stata in più giochi di Yoshi durante la storia di Nintendo. Non saprei. Vabbè. Oltre a questo, immagino che ci ha detto che l'arma dei pistoleri, dei cannonieri, cambia, come abbiamo visto in una delle immagini passate, a dipendenza degli abiti che indossano, ma gli attacchi sono identici. È tutto qua per oggi, vi ringrazio per l'attenzione, speriamo che Sakurai si impegni un po' di più, non lo so, il gioco è ancora in sviluppo, si può ancora cambiare, non è troppo presto, tutto può cambiare, everything can change! Domani Chrome, ciao!